La partenza è ormai dietro l'angolo per la spedizione azzurra che rappresenterà l'Italia ai campionati europei ITF di Taekwondo in programma la prossima settimana a Tallinn, capitale dell'Estonia. Le gare scatteranno giovedì prossimo e termineranno domenica 29. 8 gli atleti selezionati dal commissario tecnico Giuseppe Lanotti e dal suo vice Cosimo Corea, 2 senior Giuseppe Cafagna e Ferdinando Pistillo, 3 junior Luca Friolo, Vincenzo Rocco e Gianluca Andreola ed altrettanti children Katia Sisto, Ivan il Grande e il più piccolo Antonio Guglielmi. 6 sono i portacolori della Federico II di Svevia, gli altri 2 del team Ardito e della Korean Team. Si cerca di intensificare gli allenamenti, di concludere con le ultime rifiniture e si cerca anche di focalizzare la propria mente verso l'obiettivo, ovvero quello di vincere. Ognuno sa quello che ha dato durante l'anno sportivo e cercherà di finalizzare tutto per ottenere un ottimo piazzamento sul podio. Ci siamo preparati al meglio, penso che non potevamo fare di meglio, i ragazzi sono molto preparati e speriamo che riusciamo a lasciare, diciamo, il segno in questo campionato europeo a Tallinn. È sempre salita sul podio la FITSport Italia nelle più recenti competizioni continentali. L'europeo di Tallinn può essere quello del definitivo salto di qualità nel gotha del vecchio continente. Speriamo di ambire un bellissimo volo nella categoria maschile di combattimento, che ci manca da un po' di tempo, e quindi speriamo di vedere un volo un po' più alto e sentire l'inno d'Italia nello sparring, e speriamo che i nostri senior, dopo tanti, diciamo, mancati podi negli scorsi campionati europei e mondiali, finalmente possano avere un podio importante nella categoria delle forme. L'Italia sarà rappresentata anche a livello arbitrale ai prossimi europei con lo stesso Ruggero Lanotte, Master Settimo Dan, Afrim Kokai, Maestro Quinto Dan, e Raffaele Ardito, Maestro Quarto Dan. E anche per me è un orgoglio rappresentare l'Italia come arbitro internazionale e volevo ringraziare la Federazione Italiana e il Presidente, il Master Ruggero Lanotte, che mi dà questa possibilità.